Salve a tutti, qui come saprete Blocco Software. Oggi vi voglio fare un tutorial, ovviamente per la PS3, per installare un microfono senza dover spendere tipo 30 euro e comprarlo. Allora, scusate un secondo. Il primo accessorio di cui avrete bisogno è questo. Si tratta di una... Scusate, mi allontano. Si tratta di una webcam, questa qua è della Logitech, questa ce l'avevo già in casa, l'ho pagata all'incirca come un microfono quasi 30 euro, perché mi serviva da vedere mia sorella quando andava in America con Skype. Questa è abbastanza buona, in HD, Logitech, HD, webcam, vabbè, quel coso lì. Qua le istruzioni che ci sono ovviamente anche in italiano, dentro molti tipi, tutte le istruzioni e questa è più o meno la... scusate, guardo se... no, non si vede. E questa comunque è la telecamera, è la webcam. Allora, ovviamente ha l'attacco USB del computer, e quindi come saprete ci sono vari spinotti nella PlayStation, per inserire appunto quel tipo di attacco, quello USB, tipo quello delle chiavette o del mouse, non so. Comunque, iniziamo il tutorial. Scusate, prendo il joypad, me lo sono dimenticato. Allora, innanzitutto la webcam qualsiasi che avete va bene, basta che riceva l'audio ovviamente. Dovrete andare su impostazioni, poi vedete che ci sono molte impostazioni, molti tipi di impostazioni. Voi dovrete andare a scegliere, scusate, chat, sistema, temi, accessori, impostazioni degli accessori. Ovviamente schiacciate impostazioni, anche qua avrete un sacco di tipi di impostazioni, cambio voce, un sacco di roba. Andrete su impostazioni dei dispositivi audio. Voi schiacciate e sentite già da qua, cioè da questa distanza, ed è buona, nel senso anche se è zoomata saranno... Scusate, vado indietro. Saranno 5 metri. Il microfono riesce a recepire la mia voce. Quindi ora vi dirò come appunto sincronizzare la webcam. Scusate, abbasso un attimo il volume. L'ho disattivato intanto per... Ah, intanto lì il livello del microfono mi sembra ovvio che sarà il volume e voi lo andrete a decidere da 1 a 5 intensità. Poi dispositivo di ingresso. Ovviamente prima, la prima volta che farete questo procedimento sarà così, vi sarà scritto non usare. Voi andrete a cliccare e portare in su, quindi schiacciare la freccetta in su. Dispositivo USB. Ok. Poi dispositivo di uscita, io ho messo quello predefinito. Quindi voi andrete a mettere quello predefinito e farete ok. Cioè è un procedimento molto semplice, però molti non lo sanno e pagano magari 30-40 euro per un microfono. Io lo volevo fare anch'io, però poi ho scoperto questo metodo e lascio così, si sente anche abbastanza bene. Qua cambia voce, avete varie cose. Metto livello 5. Sentite che fa questo rumore stranissimo? Lo sentite? Cioè, scusate, questo ovviamente non lo farà quando andrete a giocare. Quindi adesso lo fa, appena avete schiacciato ok, non lo farà più. Quindi schiacciate ok e la cosa è veramente molto semplice. Quindi voi potrete andare ad aprire il vostro gioco e poi giocare, sentirvi con gli amici, eccetera. Quindi questo era un breve tutorial, spero che vi sia servito e niente, io andrò al mare.
E quindi non metterò più video per esattamente 5-6 giorni. Quindi non so chi interesserà, comunque questa è la realtà. Da Block of Iron anche per oggi è tutto. Ciao!